Secondo un nuovo sondaggio, Meghan Markle e il principe Harry stanno girando una docuserie a casa con il duca e la duchessa di Sussex per Netflix, ma i lettori di Express.co.uk non guarderanno. Meghan e Harry hanno firmato un accordo multimilionario con Netflix poco dopo le dimissioni da reali che lavorano 2 anni fa. Si dice che la coppia abbia accolto le telecamere nella loro casa di Montecito, in California, per catturare i contenuti delle loro prossime serie. Non si sa ancora cosa sarà incluso nel documentario, ma Meghan e Harry sono stati visti girare con Netflix durante la loro visita a New York lo scorso settembre. Page Six cita un insider di Hollywood che afferma che il servizio di streaming riceverà finalmente la sua libra di carne da Meghan e Harry. Si presume che Netflix vorrebbe rendere disponibile la serie entro la fine dell'anno, ma le fonti suggeriscono che Meghan e Harry vorrebbero che si tenesse fino al prossimo anno. In risposta all'annuncio, ai lettori di Express.co.uk è stato chiesto se avrebbero guardato la nuova serie di Meghan e Harry quando è stata rilasciata. In un sondaggio che si è svolto dalle 10 di giovedì 19 maggio alle 11 di domenica 22 maggio, Express.co.uk ha chiesto: guarderai i reality di Meghan e Harry? Ben 13.907 persone hanno votato con la risposta complessiva no, vincendo con una valanga del 98%, 13.635 persone. Nel frattempo, l'1%, 201 persone, ha detto sì che avrebbero guardato i reality di Meghan e Harry. Un altro 1%, 71 persone, ha affermato di non saperlo in nessun caso. Centinaia di commenti sono stati lasciati sotto l'articolo di accompagnamento mentre i lettori hanno condiviso i loro pensieri sull'annuncio della coppia. La maggior parte dei lettori ha convenuto che non avrebbero guardato, con il nome utente LilMoss2 che scriveva, decisamente non interessato. Il nome utente RillyRilly2 ha detto, non guarderò nulla in cui protagonisti, nulla che producano o qualsiasi cosa promuova. Il nome utente Royal Punky ha detto, ho cose migliori da fare con il mio tempo che guardare quei due.